posso dire il mio nome, Minetti Pietro, sono del 30, sono anni, sono venuto qua al porto a 17 anni, anzi io ricordo a novembre non avevo ancora 17 anni. Noi contadini eravamo abituati a portare ceste di lettame in campagna, più e il porto si sopportava, la fatica, perché fatica era fatica, sì. Da occasionali si faceva qualche giornata, occasionale, Poi se andava, io andavo a lavorare nella campagna o per strada, scavi, e poi aiutavo un marmista per fare qua l'occasionale, per poi si diventa aventici. Allora aventici cambia perché si viene messi in una lista e si viene chiamati non più per preferenza di chiamata a nome, a cercare i nomi, un po' come fanno nei film con Marlon Brando, che tu, dai. L'occasionale era così, tu, quello che erano scelti un po' di preferenza. Invece quando era aventici c'era una lista, io lavoravo oggi, l'altro che dopo di me che non andava a lavorare andava la settimana prossima, non giorno proprio, a volte anche 20 giorni passava prima di fare una giornata ed era molto faticoso, perché si doveva fare parecchi lavori. La mia prima giornata l'ho fatta a una barca che c'era, sbarcavamo le spezie. C'è uno scatto, c'era un profumo, perché io non conoscevo nemmeno, non sapevo, sai cos'era quel tipo di spezie lì, non lo conoscevo, ma c'era profumo e ho fatto la prima giornata lì, era un lavoro leggero, ma le prime giornate poi per fare qualche presenza erano difficili, erano, perché prima andava a lavorare il socio, quando c'era una richiesta di lavoro. Dopo, quando non c'era più socio, andavano gli aventici. Dopo, all'inizio c'era la preferenza per i figli di soci, e io non ero figlio di socio, e poi arrivavamo noi. Arrivavano un vagone di sale e lo portavano lì sulla ferrovia Lambrosetti, e con le ceste lo portavamo dentro da. Era Ambrosetti, lì dove c'è il Sila adesso, dove c'è adesso c'è la stazione marittima. Ed era una fatica che se c'era lavoro scappavano tutti. Siccome che io ero abituato, avevo l'abitudine di portare delle ceste anche di lettame, mi vedevo lì e portavo le ceste, le cuffe, no? Che quando ne ho visto erano un po' ovali, la cuffa con un rivestimento di tela all'interno, e si partiva dal binario al 9 e si andava dentro con la cuffa con sale. E poi quando si arrivava a Progetti, non è che uno scaricava la sale, c'erano le tavole e si doveva andare sul mucchio, perché non è che si poteva buttare dappertutto, si doveva andare su per la tavola sul mucchio e poi tenere la cesta, perché se la cesta non è che si poteva buttare giù, bisogna tenere la cesta a mano e scaricare la sale. Ecco lì facevo le più presenze, ad esempio arrivava il zolfo, lì erano barca dalla banchina dentro a Ambrosetti e portavamo sempre con quelle medesime cuffe, c'erano gli occhi dentro, mettevano nelle cuffe il zolfo alla rinfusa, erano mettevano nelle cuffe. Poi lo tiravano sulle cuffe con delle ceste, allora c'era ancora il bigo unico, non all'americana, che viene incrociato, che lo chiamano all'americana perché l'hanno inventato proprio gli americani, si mette un bigo di qua e un bigo di qua, come si vede a Genova lì, ma allora non c'era così, era bigo unico, lo spostavano gli uomini con un ostino che lo tiravano da una parte all'altra e incrociavano due cuffe, due ceste, lo tiravano su, allora c'era ancora il sequeo, c'era un motore a scoppio, si tenevano la corda con le mani, se tiri fa presa, viravano, quando era in terra ci filava e noi sotto a spalle prendevamo in due una cesta per uno, se c'era uno bravo
quando filava la cesta la lasciava cadere piano sulle spalle, ma se c'era uno che ci scappava la mano, prendevi la cesta sulle spalle di colpo. E poi anche lì, dalla banchina sino dentro ai depositi Ambrosetti, con la cesta di Azzolfo, e qualcheduno quando aveva, siccome che era a blocchi rotti, quando aveva riempito il cesto, ce ne metteva ancora un blocco sopra, era pesante, era faticoso. E questo era un lavoro che certi non ci andavano, perché giovani come me, invece quelli che c'eravamo parecchi contadini che ne avevano portate dei cesti in palio, allora, e andavamo sempre lì sul mucchio a tenere la cesta, il zolfo, gli occhi, piangere gli occhi, non ne parliamo. E queste erano le giornate per fare le presenze, e qui, ecco, nella compagnia ho trovato che mi ha fatto insistere, perché ne ho fatto quasi 8 anni, andi a 27, c'è chi ne ha fatto più di me, ma in altri tempi che c'era più lavoro. E lì se andava a lavorare con un socio, prendevo i medesimi soldi del socio, e questo non è che c'era sul pagamento, c'era una diversità. Io se lavoravo con un socio, che era anni che era, prendevo i medesimi soldi in tutti i lavori, qualunque sia il lavoro. Perché a volte mancava una persona, un socio sul lavoro, stando qua, andava a lavorare, prendeva i soldi che prendeva il socio. In più la presenza, che io parlo del 48, era un po' 49 specialmente, era un po' di crisi, gli stabilimenti si riversava sul porto. E ho fatto una quindicina di presenze in un anno, nel 48. Però a Natale mi ha dato la gratifica in base alle presenze. Non avevo mai visto tanti soldi così. Noi quando siamo passati i soci, noi del 54, quasi del 55, avevamo fatto come nuovi soci una battaglia per togliere il socio, aveva il diritto di raddoppiare. Era già a lavorare e si impegnava per un altro lavoro e faceva 2 giornate. Se era comodo, se era un lavoro di non fatica. Noi, quando siamo entrati noi, abbiamo tolto il raddoppio. Se sei a lavorare non puoi più rispondere. Vai, non puoi lavorare. Era uno dei, forse l'unico difetto che vedevo nel funzionamento della compagnia. Era una cosa che... E vedere un socio che quando andavi a lavorare assieme, erano severi, non lasciavano entrare noi aventisti nella sala di chiamata, però sul lavoro era severo, però come ti vedeva in difficoltà era socievole, ti aiutava, perché ce n'erano quelli giovani che fai doppia fatica se non sei capace del socio. Capitava di lavorare col socio e ti aiutava. Io ricordo che la prima saccheria di riso, un quintale era tanto per molti. Uno che era abituato a portare in spalla dei pesi, sì, ma il socio che invece era lì per fare il lavoro di, come si vede là, di dare aria al riso perché non fermenti, canalizzazione, il socio che era lì addetto aiutava. Ti aiutava, era severo, voleva che mettessi il sagoma, ma a volte quando ce n'era uno da mettere in difficoltà se lo prendeva lui e se lo prendeva a spalla. Vedere anche questo era una cosa impressionante. Sì. Io mi ricordo che del 49, all'inizio del 50, andavo ancora a aiutare Pastorino nel marmo, scaricare il marmo. Andavo anche a caricare la massa Carrara, aveva fatto, quello che è Pastorino che è andato lassù poi dove, alla Vagnola, via Schiantapetti, prima era lì dalla stazione nuova, lì abbiamo fatto il fondamento, ci aiutava e venivo qua, ma era una brava persona perché aveva una pagella, quando c'era la chiamata scrivevo la lavagna, scrivevo che uscivo, l'orario sopra.
Poi quando se non c'era lavoro andavo di nuovo a lavorare. Del 50 non facevo più questo, ne avevo sufficienza dalla 26, ero a 26, ero già in lista, ecco, non ero più occasionale perché conta molto. In lista non sei chiamato, perché io ero fortunato perché mia mamma mi ha fatto robusto e quando veniva sul poggiolo il direttore di chiamata, 99% se c'era un lavoro di fatica mi mandava a lavorare. Però del 50 essendo in lista, oggi ti tocca a te, domani quello che rimane fuori, ecco, era tutto un ciclo, una lista, e questo è un segno di democrazia, di organizzazione. Te vai in lista, lavori oggi, poi aspetti che la lista faccia il giro, il numero è, tocca di nuovo a te. Del 50 si lavorava già, poi non apparevo del 52, 53, c'è stato già una partita, proprio si lavorava. La 27 poi, prima di diventare socio, io vivevo bene nel 53, lavoravo solo che a porta, come a 26, mi bastava, perché anche il sistema di lavoro, benché erano arrivati parecchi operai dall'Ilva, licenziati, che avevano fatto delle giornate qui, poi c'era i combattenti che avevano diritto quando passavano socio, e io ho ritardato un anno per questi problemi, non per questi problemi, per questa di nuovo scelta democratica, perché anche che ha passato l'età che c'era il freddo, non può più passare socio, se era stato in guerra, era un combattente, aveva diritto di passare socio, ecco, questo era di nuovo un segno di democrazia. Io sono rimasto un anno di più a 26 che guadagnavo da vivere. E questi sono entrati i soci. Erano anni già di sviluppo, dal 50 ancora. Insomma.